Ciao a tutti, in questo video voglio farvi vedere come si mettono le marce e i servizi di questo John Deere 6105RC. Prodotto dal 2014, monta un motore 4 cilindri turbo intercooler da 4 litri e mezzo per una potenza massima di 110 cavalli e un peso che si aggira intorno ai 50-55 quintali. Bene, saliamo in cabina e cominciamo. Sotto al volante troviamo questa, che è la chiave di accensione, questa levettina che se tirata verso l'alto ci permetterà di abbassare il volante, questo interruttore che è quello delle quattro frecce, mentre invece con questi interruttori possiamo accendere le luci. Troviamo poi questa levettina che ci permetterà di accendere i tergicristalli e se premuta di poter lavare il vetro anteriore. Con questa levettina possiamo comandare le frecce e gli abbaglianti, mentre invece questa è la leva dell'inversore. Adesso è in folle, se io la tiro verso di me in avanti il trattore avanzerà, se la porto indietro il trattore andrà in retromarcia. Con questi quattro pulsanti invece potremo navigare attraverso questo schermo a cristalli liquidi per vedere che funzioni, giri motore, la velocità, i metri, l'area lavorata, il consumo, i giri della presa di forza e così via. Sulla destra troviamo il freno del rimorchio in emergenza. Qui in alto troviamo i comandi per la climatizzazione, temperatura, velocità delle ventole e il climatizzatore se acceso o spento. Questa è la radio. Qui troviamo l'interruttore per i lampeggianti e per le luci di lavoro. Troviamo poi queste tre leve che comanderanno tre distributori idraulici. Questa è la levetta dell'acceleratore a mano. Con questo interruttore potremo selezionare l'innesto della doppia trazione, adesso è disinnestato così è innestato, mentre invece questo è il pulsante per il bloccaggio dei differenziali, così è innestato, se premiamo i freni si disinnesta. Con questo potremo controllare il sollevatore, allora con questo comandiamo la posizione del sollevatore, mentre invece premendo e girando questa ghiera comanderemo la profondità e potremo alzare e abbassare il sollevatore con questi pulsanti a bilanciere. Qua sotto poi troviamo il potenziometro che ci permetterà di determinare l'alzata massima dei distributori, scusate, l'alzata massima del sollevatore, mentre invece con questo potremo determinare la velocità di discesa. E con questo interruttore accenderemo la presa di forza posteriore, mentre con questo quello anteriore, e con questa leva selezioneremo la velocità della presa di forza posteriore. 540, 540 economico oppure 1000 oppure in folle, mentre invece con quest'altro potenziometro potremo determinare la sensibilità dello sforzo controllato del sollevatore. Con questo pulsante se accendiamo la presa di forza posteriore poi lo premiamo ci permetterà di alzarci dal sedile e avere comunque la presa di forza accesa, mentre invece con questo pulsante accenderemo il tergilunotto posteriore e laveremo i vetri. Questo potenziometro invece ci permetterà di selezionare la velocità massima del motore quando noi premeremo il pedale dell'acceleratore. Adesso è massima, se io lo porto indietro in senso antiorario il pedale dell'acceleratore farà accelerare il motore sempre meno in base alle variazioni che io sto facendo con questo potenziometro. Se invece lo giriamo in tutto in senso orario, il trattore raggiungerà il suo regime motore massimo. Con questa leva comanderemo un altro distributore idraulico. Con questa leva invece comanderemo la funzione di parcheggio, insomma comunque freno mano in parole povere, così è innestato, così è disinnestato. Con questi pulsanti e questa leva potremo comandare il cambio del trattore. Il trattore dispone di 6 gamme, dalla A alla F, e per ogni gamma sono disponibili sotto carico 4 marce. Le gamme dalla A alla D sono selezionabili premendo il pulsante corrispondente.
se io premo in A, sono in gamma A, e B, C e D e così via. Se premo in gamma D, sono in gamma D. E queste sono le gamme principalmente che sono utilizzate per lavorare, mentre invece per quanto quando si è in strada e si fanno i trasporti, si può premere, si deve premere questo pulsante dove c'è scritto B freccia F. Perché? Perché il trattore in automaticamente gestirà le gamme dalla B alla F. Per selezionare le marce invece abbiamo questa levettina. In questa posizione è manuale, ossia siamo noi a selezionarle. Se io porto la levettina verso di me, verso il meno, abbasserò le marce sotto carico disponibili in ogni gamma, mentre invece se io la porto in avanti verso il più, aumenterò le marce dalla 1 alla 4. Se invece lo metto in automatico, il trattore farà tutto da solo, selezionerà marce e gamme in completa autonomia. Mentre invece con questa rotellina io potrò determinare una velocità massima che il trattore raggiungerà. Troviamo poi questi due pulsanti che hanno il simbolo di un ingranaggio con all'interno scritto o 1 oppure 2. Adesso è premuto in 1 e quando io sono nella gamma dalla B alla F, automaticamente verrà selezionato la gamma C, la marcia 2, perché è stata precedentemente impostata dal proprietario del trattore. Se io lo premo in 2 invece verrà selezionata la gamma D e la marcia 4, sempre perché le aveva selezionate il proprietario. E mi ha spiegato che in questo modo, a seconda della lavorazione che si sta facendo, si ha sempre una marcia, una gamma di partenza ideale, e non che sia sempre lui a dover partire dalla più bassa per poi raggiungere quella desiderata a seconda della velocità e il lavoro che serve. Benissimo, mi sembra di avervi detto tutto, spero di essere riuscito a spiegarvi il cambio, perché è semplicissimo, è davvero una cavolata, però sono onesto con voi, è la prima volta io che lo uso e che lo vedo, e di conseguenza potrei essermi confuso oppure semplicemente aver complicato di più le cose di quello che sono. Ecco, ripeto, davvero semplice, 6 gamme dalla alla F, le prime 4 A, B, C, D selezionabili tramite pulsante, e invece dalla B fino ad arrivare alla F sono selezionabili premendo questo pulsante. In ogni gamma sono presenti 4 marce selezionabili manualmente con questo manettino, quindi con il meno scaliamo, con il più aumentiamo, e in automatico ci penserà da solo, mentre invece con questa rotellina, vediamo se riesco a farvelo vedere, diminuiremo o aumenteremo la velocità massima che il trattore dovrà raggiungere. Benissimo, andiamo in strada e facciamoci un giretto per vedere il funzionamento. Allora, retromarcia, andiamo. Andiamo in avanti. Lampeggiante. Adesso siamo in D4 e 2. Manetta. Se io provo a girare la rotellina, lui diminuisce di velocità. Se io adesso giro di nuovo la rotellina in avanti e metto di nuovo la velocità massima, lui raggiunge la velocità massima. Molto interessante come funziona, mi piace. E in automatico da solo scala anche le gambe e le marce. Questi trattori moderni sono davvero comodi, non c'è niente da dire.
Niente, niente da dire. Fatemi riprovare questa funzione qua della velocità massima, con cui io adesso la abbasso a 30 all'ora. Adesso da solo sta cambiando le gambe e le marce. Adesso siamo in F, terza marcia. Io adesso aumento la velocità con la rotellina fino a 42. E adesso siamo in F4. Bellissimo, bellissimo, mi piace un sacco. Ringrazio l'azienda agricola Tibaldi per avermi permesso di prendere in prestito questo trattore per fare questo video. Questo trattore poi dispone anche di frizione sul freno, nel senso che io non ho toccato niente, né inversore né cambi eccetera eccetera, ho semplicemente premuto il freno e il trattore da solo si è fermato. Adesso andiamo indietro, proviamo a mollare leggermente il freno e lui da solo, dolcemente, si va in retromarcia. Comodo, comodo, comodo davvero, mi piace un sacco. Bene, mettiamo in folle. Parking. Bene, io ho finito. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ho sbagliato o dimenticato qualcosa, fatemelo sapere nei commenti. E se vorrete vedere altri video di questo tipo, iscrivetevi, commentate, lasciate un like, perché presto ce ne saranno di nuovi. Alla prossima!